Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti su questo nuovo episodio di Sid Meier's Pirates. Ho iniziato questo video qui mentre stavo aspettando il barone di Montalban, il marchese di Montalban, che sta arrivando qua dove siamo attualmente parcheggiati. E quando faccio per salpare, l'equipaggio si è ammutinato e dice che 12 uomini se ne sono andati. Spero di riuscire a trovare il marchese di Montalban in questi prossimi giorni per evitare di perdere altra gente, insomma, perché ho già solo 99 truppe che temo non siano molte nei confronti del Marchese di Montalban. Cos'è c'ha grande? Mi hanno detto che questa trasporta ben 1000 pezzi d'oro, quindi direi che possiamo assaltarla mentre noi stiamo aspettando. Sì, una canoa da guerra indiana, c'è dei cannoni sopra. Ma te la affondo io, tipo. Sì, lo so che è il Marchese di Montalban. Vediamo se aveva 1000 pezzi d'oro. Sì! Praticamente nient'altro, però... bueno. Adesso vediamo se c'è il Marchese di Montalban da queste parti. Ah, ho trovato anche una mappa del tesoro. Vediamo se per caso ci dà qualcosa perché abbiamo distrutto gli indiani. No, siamo sempre sulla buona strada. Porca d'una miseria. Vediamo sto cosa, sta piroga qua. Ok. Ma io sto aspettando sto Marchese di Montalban che è diretto là. Ma non arriva, è partito tipo 1000 giorni fa. Che non sia lui. Ah sì, è Marchese di Montalban. E andiamo addosso. Cambia nave ammiraglia, però metterei questa. Sì, equipaggio 75, massimo 300, vabbè. Ragazzi, ci proviamo, cioè nel senso questa ha comunque molti più cannoni dell'altra, quindi direi che ci proviamo. Ci proviamo, ragazzi, e vediamo che cosa può capitarci. Loro 250 persone di equipaggio e 40 cannoni, ma... cioè, non so se ci rendiamo conto di che cos'è questa storia. E siamo lentissimi noi, ci saltano addosso. O secchiamo il barone di Montalban subito, oppure siamo nei casini. Ragazzi, qua ne va della vita dell'intera ciurma. Quindi dovremo fare del nostro meglio per... no, è troppo rapido. Oddio, no, ragazzi, è stata la cosa... peggiore da fare. Assolutamente. Assolutamente. Un casino. No, è davvero... ma... troppo veloce! Non è possibile! Come... cioè, non c'è il tempo di reazione! Come... Kaiser... ok, non troveremo mai la nostra famiglia. Addio, amici. Mi siete stati... amici. Boh, facciamo che dividere il bottino e ripartire. Io direi così. Dividiamo il bottino... no, prima vediamo se riusciamo a vendere ancora qualcosa. Vendiamo tutto. Vendiamo tutto quello che riusciamo. Tanto dovremo ripartire da zero, quindi...
però i cannoni forse ci servivano, non lo so. Vabbè, noi vendiamo tutto per precauzione, perché non so se adesso se ripartiamo con i cannoni, se partiamo senza cannoni, se partiamo boh, così a caso. Boh. Cioè, sul serio, proprio boh. E quindi vediamo, allora vendiamo tutto. Maestro Dasha, vendiamo anche questa, Sloop terribile. Sì. E teniamo questo brigantino qua. Il brigantino Marco 88. Che tra l'altro dovremmo potenziare un sacco. E dividiamo il bottino. No, vediamo se nella taverna ci vende qualcosa. Vabbè, raccontami tutto, non me ne frega chissà che cosa. No, se prendiamo altra gente dobbiamo dividere ancora di più. Ha un affondo rapido come il fulmine, è vero. Cioè, è proprio... Boh. Lo so, l'ho incrociato. È un casino. Niente, andiamo qua e dividiamo. Possiamo tenere la nave ammiraglia Marco 88. 10% del bottino aumenta a 3212. Che comunque non è male. Forse avremmo dovuto fare... defezionare un po' più di gente, così da dividere con meno gente, però... ora non abbiamo più praticamente un Kaiser, quindi diciamo che ok, mi va bene. No, continuo come capitano qualificato, altrimenti siamo nei guai qua. Cioè già così è abbastanza complesso, figuriamoci ad aumentare ancora la difficoltà, cioè proprio... Oh, oddio! E quindi, boh, direi che adesso vediamo un attimo col mercante se ci dà. Sì, cibo e cannoni ce li dà. Quindi abbiamo fatto bene probabilmente a venderli. Maestro Dash, abbiamo questa qua che sarà un po' da uppare. Per vedere se... No, conviene però più che altro andare qua. Forse era meglio trovare una barca più veloce però. Tra l'altro avete notato quel bug strano. Cioè, il marchese di Montalbano è ancora qua. Ah sì, perfetto, mi dà l'altra parte della mappa del tesoro di Capitan Kidd, che è a nord-ovest di Puerto Principe, ma per ora magari no. Loro mi diranno sempre del Marques de Montalban. Allora io direi che andiamo a cercare di seccare qualcuno, tipo... No, Marques de Montalban, io voglio attaccare i francesi. Ok, vediamo se riusciamo, ma credo di sì. Allora, ma tra l'altro non ci avevano dato le spade bilanciate, dovremmo essere tipo stra OP adesso. E invece... No. Mi schiva tutto sto qua. Per fortuna sono riuscito a modificare all'ultimo, ma quelli alti e quelli bassi li schiva con gran facilità. Quindi c'è un attimo da rivedere la tattica con solo dritti, che insomma sono più lenti, diciamo, ma riusciamo a farcela. Sì, ok, ce l'abbiamo fatta. Un membro, un ufficiale di rotta che può aumentare la velocità della flotta. Sì, mi piace. Benvenuti e prendiamo un po' di soldi e direi di tenere quella. Ah, anche del... Cioè, anche messo meglio. Uno sloop da guerra. Io direi che possiamo anche cambiare la nave ammiraglia a questo punto. Maestro Dash, facciamo che riparare questa. È più veloce, di sicuro. Ah, poi col facciamo di rame, ma noi ce l'abbiamo su tutte e due. Quindi, ah vabbè, adesso andiamocene via dal Marchese di Montalban, perché... Ah, la Habana è diminuito di importanza. No, trasporto truppe non ci conviene perché siamo un po' ciccettosi. No, cambia nave ammiraglio. Io metterei lo sloop da guerra Venus, sì. E vediamo se troviamo qualcheduno, qualche nave un pochettino grossa, a vedere se... No, facciamo che prendere qua dell'equipaggio.
Allora, taverna. Non c'è nessuno, ma porca di una miseria. Muovere con maggiore rapidità. Ma porca di una miseria, non abbiamo abbastanza soldi. Sì, vabbè, lo so. Ma basta, ho capito, non siamo bravi con Marques de Montalban. Mercante, abbiamo della roba da vendere, niente di che. Il sindaco ci dirà qualcosa, ci dirà niente. Ah, ma sì, dai. Così magari ci promuovono. Trasporto di canna da zucchero. Tanto la Habana è qua vicino. La Habana. Abbiamo guadagnato uno di fama, ma niente di che. Se non altro siamo riusciti a scappare dal barone di Montalbano e non siamo finiti nei guai fino al collo. Corsaro inglese. Ehi, 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 ehi. Sloop da guerra inglese, sì. Hanno più uomini di noi, ma... No, non si sono fatti fregare. Vediamo un attimo. Allora, di far fuori questo ragazzetto qua. Sì, stupido, magari se... Ma mannaggia, sto qua si difende in un modo troppo rapido. Sì, ok, una è andata. Adesso vediamo perché stiamo perdendo un sacco di uomini. Sì, perfetto, ce l'abbiamo fatta, ma vale il pelo perché infatti ne erano rimasti 31. Benvenuti a bordo, ma... per fortuna un pochettino di soldi, un po' di cibo, un po' di cannoni, niente di che. Tieni, È uno sloop da guerra di 50 tonnellate, vediamo un attimo. Ma dove stai andando con il canne da zucchero? Devi andare qua, alla Habana. Abbiamo cibo per 68.000. Vabbè, anche perché abbiamo abbastanza poco equipaggio. Abbiamo tre navi, abbiamo praticamente tre navi con 10 uomini a testa. E quindi è un po' un casino. Tra l'altro il canna da zucchero va nettamente più veloce di noi. No, forse perché lei fa zigzag. Che effettivamente deve essere parecchio più comodo che non dritto contro vento, perché dritto contro vento è un po' un casino. Ok, l'agricoltura è fiorente. Quindi adesso vediamo un attimo se riusciamo a... Perfetto. Parliamo, vediamo che se ci danno almeno qualche... Non lo so, ma due spicci, cavolo. Ne sarà con... Ma che... Oh! Ammiraglio, oh, alleluia. 100 acri, perfetto. Vediamo con un attacco veloce. Proviamo con un attacco veloce, vediamo cosa. Ma è abbastanza scarso sto ometto qua, eh. Infatti, l'abbiamo fregato senza troppi problemi. Ah, però... Cioè... zio! Però quando il barone... Ma porco, tutti i baroni vogliono qua, ma... Mannaggia la miseria, però... Credo che tornerò, sì, eh. Degli uomini... 15, ma siamo in pochissimi qua. Ma raccontami tutto. Sì, va bene, dai. Oh, oh, sciocchezze. Sì, hanno potenziato pure la barca di sto tizio. È salpato per le dogane. Vabbè, ma tanto non riesco a stargli dietro. Sto cane qua è troppo uber power. Il maestro Dash, vendiamo questo o la ripariamo?
Uno sloop da guerra. È piuttosto di questo. No, ma vendiamolo. Magari teniamo qualcosa di più potenza. E dobbiamo andare a vedere se troviamo qualche altro uomo qua. In giro, assolutamente. Degli uomini, non lo so io, ma anche delle donne. Ma prendiamo qualsiasi cosa, basta che ci sia qualcuno che combatta con noi, perché se no è un po' un problema. Niente, nessuno, naturalmente. No, non voglio turbare dei capindini locali. Ancora! Non lo voglio, Marchese de Montalbane. È troppo veloce. Dannazione, sono vecchio, capite? Vecchio, vecchio, vecchissimo. Vediamo se a Sydney East Town troviamo qualche filibustiere che vuole. Va bene, manda dei tizi alla cabana. Chi se ne frega. Poi tra l'altro li mando alla morte certa in pratica perché non è che. Oh! 25 uomini, per fortuna. Sì, un bel gilet robusto. Barone Raimondo, c'è un colpo dall'alto, veloce come il fulmine. Sì, ma quello è troppo P. Commerciare col mercante. Cosa possiamo. Posso venderti un po' di cibo, per esempio. Ah, ma non ha più soldi, lol. E a sto punto salpiamo. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa di interessante. Pamplona. Pamplona. E poi boh. Non mi interessa l'agricoltura o Rocamora, scusa, ma non ho proprio. Scarpette da ballo, sì. No, pochi soldi. Ma porca la miseria. Il barone Raimondo. Il malvagio Marchese de Montalban. Ma perché? Perché tutto questo? Mi dice brutte cose. Niente. Niente, ciurma, sto giro abbastanza. Smorto, cioè, ma sto Marchese de Montalban, ma avete visto? Ma che cosa? Ma è legale una cosa del genere? Cioè, non si può, dannazione. Chi è sto qua? Sto qua c'ha. Cioè, Canale del tesoro ci dice quanti ne ha? Uomini 192. Proviamo la pazzia. Sarà lenta come nave, quindi magari ce la facciamo. A farli arrendere, a distruggere i cannoni. Ci proviamo? Proviamoci. Sì, qua mi sfasciano, buonanotte al secchio. Vediamo se riusciamo a seccare il capitano più che altro. Andandogli addosso. Altrimenti qua siamo fregati. Facciamo un attacco veloce. Sì. Proviamoci. Adesso abbiamo anche la difesa più. Più tosta con sta affare qua. Quotidio mi copriva la visuale, porca miseria. Comunque ce l'abbiamo fatta, per fortuna. Sì, vabbè. Dai, un po' di soldini. Oh, alleluia. 2309, per fortuna. Anche un po' di articoli di lusso, un po' di merci, un po' di cibo. Prendiamo tutto. E poi, boh, andiamo a vendere, magari. Vuoi dire che questo posso farlo anche off camera e. Nel senso, noi ci possiamo anche vedere nel prossimo video, cioè. Se vi gusta. La mangusta. Ma non c'è un Kaiser. Ah, The Fortress. Sì, andiamo a The Fortress là. Perché. Cioè, vabbè, ci vado io a sto punto, perché.
Ma quello è lentissimo andare contro vento. Porca d'una miseria. Vabbè, io vi invito a lasciare un mi piace all'episodio se per caso vi fosse piaciuto. E a iscrivervi al canale se per caso non l'aveste ancora fatto. Bei lì felloni. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.